impegno per il San Carlo Team Italia nel weekend. Il Mondiale Motocross a prezzi scontati per i tesserati FMI. La federazione ricorda Massimo Tamburini e Vincenzo Mazzi. Superbike, Mondiale Enduro e tanto altro nel weekend. Amici motociclisti, benvenuti ad una nuova puntata di FM in Forma. Apriamo questa edizione con il San Carlo Team Italia e con il suo doppio appuntamento nel weekend. Austin ed Aragon. Sono queste le due tappe per i quattro piloti del San Carlo Team Italia FMI. Nel fine settimana, dopo l'apertura di Losail, torna il Moto Mondiale e Matteo Ferrari e Andrea Locatelli saranno impegnati in Texas con la gara della Moto 3. Pista nuova per Locatelli, che proverà ad adattarsi fin da subito alle curve del circuito. Ferrari invece, che ha già corso in America, cercherà di riscattare la gara sfortunata di Losail. Le corse saranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport MotoGP HD, mentre le sintesi andranno in chiaro su Cielo TV. Spostandoci in Europa, Andrea Tucci e Marco Faccani saranno impegnati sabato con l'esordio stagionale nell'Europeo Stock 600 ad Aragon, in Spagna. La gara sarà trasmessa in diretta da Italia 2 alle 17.40. E parliamo ora di un altro grande evento, perché Arco di Trento ospiterà nel fine settimana il Mondiale Motocross. Scopriamo tutti gli sconti per i tesserati FMI. Dopo gli internazionali d'Italia dello scorso febbraio, ecco un'altra occasione per i fan italiani di vedere dal vivo Toni Cairoli e tutti i grandi nomi del cross mondiale, impegnati nel fine settimana sullo storico circuito di Arco di Trento con il GP del Trentino. Occasione ancora più grande per i tesserati FMI. Tutti gli affiliati alla federazione avranno diritto ad uno sconto esclusivo del 10% sul costo del biglietto, che sarà valido presentandosi alla biglietteria del circuito con la tessera FMI, sia essa member o sport. Per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare la pagina servizi del sito www.federmoto.it. Italia 2 poi trasmetterà in diretta le gare della domenica a partire dalle 16. Ed ora parliamo di due figure storiche del motociclismo italiano scomparse recentemente, Massimo Tamburini e Vincenzo Mazzi. Due personaggi diversi, due personaggi chiave nel mondo delle due ruote. Ci hanno lasciato in questi giorni Massimo Tamburini e Vincenzo Mazzi. Impossibile non conoscere Massimo per un amante della moto. Progettista geniale, simbolo di eccellenza nel Made in Italy, Tamburini era nato a Rimini nel novembre del 43. E nel corso della sua carriera ha disegnato modelli che hanno lasciato il segno come la Kajiva Mito 125, le MV Augusta F4 e Brutale e la Ducati 916. Malato da tempo, Massimo è scomparso nella notte di domenica 6 aprile. Dal genio pratico di Massimo a quello manageriale di Vincenzo. Lunedì 7 aprile ci ha lasciato anche Vincenzo Mazzi, figura storica all'interno della FMI e non solo. 75 anni, Mazzi era stato segretario generale FMI dal 79 al 99, ma la sua esperienza non era confinata a livello nazionale, in quanto Vincenzo era stato anche tra i fondatori, nonché presidente della FIM Europe. La FMI tutta, nel ricordare due nomi così importanti, desidera mandare un forte abbraccio alle famiglie in questo momento difficile. Ed ora spazio alle gare, perché nel fine settimana non mancherà davvero niente. Oltre agli appuntamenti già citati ci sarà il Mondiale d'Enduro, il Mondiale Superbike e tanto altro ancora. Un weekend per veri appassionati. Oltre al Mondiale MotoGP e Motocross, il 12 e 13 aprile la pista di Aragon ospiterà il secondo round del Mondiale Superbike. Mentre sempre parlando di competizioni iridate, in Portogallo ci sarà il secondo appuntamento con il Mondiale d'Enduro, che vedrà un Salvini pronto a dare battaglia. Tornando in Italia, il circuito di Misano ospiterà il primo round della Coppa Italia di velocità, mentre a Monteveglio, in provincia di Bologna, andrà in scena il campionato italiano quad. Un fine settimana da vivere tutto d'un fiato. Era questa l'ultima notizia. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati potete seguire le pagine Facebook, Twitter e Google Plus della FMI ed iscriverci all'indirizzo info@federmoto.it. Dagli studi di FMI Informa è tutto. Appuntamento a giovedì prossimo.